Bene, oggi vi spiego come fare questo. Bene, oggi parliamo di hyperlapse e di come ottenerli. Vedremo sia la fase di acquisizione che la fase di editing e quindi post-produzione. Le due tecniche di cui andremo a parlare oggi per l'acquisizione del nostro materiale per poter fare poi l'hyperlapse è appunto a livello fotografico e a livello video. Sono due tecniche differenti. Quella fotografica è sicuramente più lunga, più dispendiosa quindi a livello di energie, però è anche la più precisa e poi fotografando in RAW, come vedremo, ci permette di avere una maggiore quantità e margine di post-produzione rispetto a livello video. D'altro canto, l'acquisizione a livello video è più semplice e sicuramente più veloce e più immediata. Quello che ci interessa è quello di avere bene in mente il nostro soggetto all'interno della scena, all'interno del fotogramma. Immaginiamoci il punto di fuga del nostro soggetto, un punto specifico magari del nostro palazzo, del nostro edificio, e dobbiamo vedere esattamente le coordinate che quel punto ha all'interno del nostro fotogramma e fare in modo che foto dopo foto, anche passo dopo passo, nella qualora dovessimo fare con il video, quel punto di fuga, quel punto specifico del nostro soggetto deve rimanere alle stesse precise coordinate per tutto il video, per tutte le foto. Acquisizione a livello fotografico, come fare? Componiamo la nostra immagine con il nostro soggetto dove preferiamo noi, il punto di fuga, vediamo bene le coordinate all'interno del frame e scattiamo la nostra prima foto. Facciamo un passo, ricomponiamo e scattiamo un'altra foto. Un altro passo, ricomponiamo avendo sempre bene in mente il punto di fuga in quelle specifiche coordinate e rifacciamo un altro scatto. Così per tutti i passi, per tutti gli scatti che vogliamo fare. Ovviamente ogni scatto sarà un fotogramma del nostro video, quindi 24 foto sarebbero un secondo di video effettivamente. Ecco perché è importante fare molti scatti e questo vuol dire molto tempo. Potremmo scegliere di fare da uno scatto all'altro un metro, ma nulla ci vede di poter fare 2 metri, 3 metri, 4 passi. Ovviamente più passi facciamo, interponiamo tra uno scatto e l'altro, più veloce sarà il nostro hyperlapse, cioè più distanza copriremo in meno tempo. Uno strumento che possiamo utilizzare per le nostre foto, quindi acquisizione a livello fotografico, è sicuramente un treppiedi, un monopiede, insomma un cavalletto. Questo ci permetterà di essere molto più precisi, ma ci vorrà molto molto più tempo per ricomporre, settare la macchina e quindi scattare. Però questo è essenziale qualora volessimo fare un hyperlapse notturno, ovvero magari con tempi di esposizione più lunghe, le classiche scie delle nostre macchine, no? Per questo servirà sicuramente un cavalletto, un piano d'appoggio. Seconda fase, secondo metodo di acquisizione, l'abbiamo detto, a livello video è molto più facile, semplice e immediato. Ci serve sicuramente uno stabilizzatore elettronico, una steadicam, e il principio è lo stesso, ovvero tenere il nostro punto di fuga all'interno del frame per tutta la camminata, tutta la passeggiata, per tutto il video, e questo richiede un certo controllo e una certa esperienza anche con il nostro stabilizzatore. Facciamo passi corti, brevi e non andiamo troppo veloci, perché tanto poi ci penseremo in post produzione ovviamente a velocizzare il tutto. Detto questo, andiamo in studio. Eccoci qua, siamo arrivati nella fase di editing. Utilizzeremo solo Premiere Pro. Nella tecnica delle foto, ovviamente, avendo scattato soprattutto in RAW, apriamo i nostri file con Lightroom. La cosa importante è importare i nostri file in cataloghi differenti delle differenti clip che abbiamo fatto. Nel senso, se abbiamo fatto diversi hyperlapse su diversi soggetti, apriamoli in cataloghi differenti, perché ci sarà utile poi nella fase di esportazione. Ora, avere i file RAW sicuramente ci permette di avere un ampio range di modifica. Io l'ho già editata, l'ho portata ad un look che mi piace, nulla di troppo complesso. Una volta editato, andiamo su impostazioni, copia impostazioni nell'immagine che abbiamo editato, copiamo l'intero, flaggiamo tutto quello che c'è qui a disposizione, copiamo tutte queste impostazioni e poi semplicemente Command Alt
andiamo a selezionare tutte le immagini che sono all'interno del nostro catalogo e sempre con la nostra foto selezionata editata andiamo un'altra volta su impostazioni, sincronizza impostazioni. Clicchiamo su sincronizza, tutte queste impostazioni le andrà a sincronizzare con tutte le nostre foto all'interno del catalogo. Il terzo passaggio che andiamo a fare dopo aver editato e sincronizzato le impostazioni, l'importante ora è quello di esportarle nel modo corretto. Tasto destro esporta, si aprirà questo pannellino con la scritta esporta 63 file. Questo è importante, vedere il numero di file che stiamo andando ad esportare, perché se ne abbiamo selezionata solo una non andrà bene. Scegliamo la cartella dove andare a salvare le nostre foto, andiamo nella sezione denominazione file, rinomina in. Qua è importante perché solitamente è impostato data e nome file, noi dobbiamo andare invece su nome personale sequenza. E qui abbiamo la possibilità di inserire il nostro nome che vogliamo dare alle immagini. Io in questo momento gli ho scritto laterale perché è un hyperlapse laterale al soggetto. E come vedete qui esporterà in modo progressivo tutti i nostri 63 file. Andiamo su esporta e lui ce li esporta tranquillamente. Questa è un'operazione che ho già fatto. Apriamo il nostro Premiere Pro. Nelle impostazioni di sequenza dovranno essere 1920x1080, in questo caso lo sto facendo in Full HD, 25 fotogrammi per secondo. Dobbiamo importare i nostri file, la nostra sequenza di foto. Andiamo su File, Importa, andiamo a scegliere la nostra cartella dove abbiamo messo i nostri file esportati in JPEG da Lightroom. Vedete, foto laterale, laterale 1, 2, 3, ce li ha esportati tutti quanti. Selezioniamo il primo, andiamo su opzioni, sequenza immagini, deve essere flaggata questa impostazione, importiamo tutto quanto e lui in automatico, come vedete qui, ci darà un file video, una clip video con tutte le nostre foto all'interno. La prima cosa che andiamo a fare sicuramente su controllo effetti lo andiamo un attimo zoom out, perché ovviamente essendo foto hanno anche un rapporto diverso al 16:9, no? Lo andiamo a scalare e questa è la nostra clip video con tutte le foto all'interno. Prendiamo la nostra clip, una volta pulita la andiamo a ridimensionare, ovvero a dargli una velocità command più R che ci permetta di sembrare un hyperlapse, quindi una sorta di timelapse. Io per comodità vado a modificare direttamente la spunta qua della durata, adesso è settata su 2 secondi, io la abbasso e la porto a magari 1 secondo. Ovviamente non è, per quanto io sia stato preciso con le foto, in realtà non avendo usato un cavalletto vedete bene che si muove molto la nostra torre, no? E qui avviene la magia, o meglio l'effetto che dobbiamo andare a portare su questa clip. La prima cosa da fare è nidificare questa clip, tasto destro sulla clip, nidifica, gli diamo un nome, per esempio laterale, e ci ha praticamente creato una clip all'interno della quale si trova la nostra clip sorgente. Questo ci permette di poter andare ad impostare e a dare l'effetto che ci serve a noi. Andiamo sul pannello effetti, stabilizzatore alterazione, warp stabilizer se ce l'abbiamo in inglese, lo trasciniamo sulla nostra clip e gli andiamo a dare dei parametri specifici. Ecco qui la nostra sezione dello stabilizzatore alterazione, andiamo su movimento sicuramente uniforme, posizione, scala, rotazione, qui stabilizza, ritaglio e scala automatica, va benissimo, e andiamo a dargli un 15%. Lui intanto avete visto che sta già analizzando tutte i fotogrammi all'interno della nostra clip, quindi lo lasciamo lavorare. Ecco qui il nostro hyperlapse finito con le foto. Tutto questo lavoro per circa 1 secondo, ma è quello che ci piace a noi. Importiamo qualcos'altro, dai. Io ho già fatto con lo stesso metodo un'altra clip sempre alla nostra torre, questa volta frontale. Eccolo qua, mettiamolo magari a schermo intero, le vediamo tutte e due. Il risultato è molto molto buono. Bene, adesso vediamo come editare invece il video. Importiamo la clip
che ci interessa a noi e come potete ben vedere innanzitutto va ridimensionata, perché noi abbiamo creato la nostra timeline a 1920x1080, quindi Full HD, mentre abbiamo girato in 4K e dopo vedremo perché. Quindi andiamo sicuramente a ridimensionare la nostra clip e ovviamente abbiamo una clip di una durata considerevole, non è certo il nostro hyperlapse. Primo passaggio, vediamo l'attacco preciso, per esempio per me da qui va bene, e il finale dove vogliamo terminare il nostro hyperlapse. Per me va bene qua, andiamo a velocizzarla, command più R, andiamo in velocità durata della clip, possiamo sia modificare la velocità direttamente qui mettendo magari 1000, vedete ci dà una durata di 3 secondi, io in realtà la voglio ancora più breve, la voglio di 2 secondi circa, quindi lo abbasso ancora a 1400. Questa è la nostra clip girata con il video e con il gimbal, ovviamente va editata come la foto, quindi andiamo a nidificare anche questo, tasto destro nidifica, gli andiamo a dare il nostro effetto che è, come abbiamo visto nel pannello effetti, stabilizzatore alterazione. Anche qui andiamo a selezionare posizione, scala, rotazione, io di solito gli metto 15%. Bene, il nostro stabilizzatore di alterazione ha finito di analizzare la clip e questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Impressionante, vero? Molto molto simile all'effetto che abbiamo avuto con le foto, tecnica foto e dopo tecnica video. È un po' troppo lento ancora, però vogliamo farlo un po' più veloce, quindi andiamo a modificare la velocità, 2 secondi, portiamola a 1 secondo punto 2, andiamo a rianalizzare. Ecco qui, ho finito di analizzare nuovamente la nostra clip velocizzata, nel frattempo come vedete ho fatto anche un livello di regolazione per dare un look simile a quello dato alle foto e vediamo il risultato ottenuto. Veramente, veramente molto simili. Bene, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo video, perché prima di concludere c'è una piccola chicca, ovvero un piccolo passaggio che può rendere più immersivi i nostri video, i nostri hyperlapse. Andiamo all'interno del nostro gruppo di nidifica che abbiamo fatto prima e andiamo a selezionare la clip originale. Tasto destro, troveremo una voce, interpolazione tempo. Se noi qui andiamo a spuntare fusione fotogrammi, ci permetterà di dare quell'effetto sfocato intorno al nostro soggetto, ovvero tutto ciò che si muoverà intorno al nostro soggetto principale diventerà sfocato. Perché? Perché il nostro soggetto dovrebbe, se siamo stati bravi, rimanere fermo nello stesso punto mentre tutto il resto intorno si muove. Se noi andiamo su un'altra clip dove il nostro soggetto è al centro mentre tutto il resto si muove intorno, vedete l'effetto sfocato che si crea? È molto interessante, vediamolo insieme. Interessante perché, come avete visto qui ai lati, si forma questa sfocatura che altrimenti non ci sarebbe, sembrerebbe un po' artefatto come video, perché effettivamente noi abbiamo camminato piano, quindi lo sfocato non c'è, però questa funzione ci permette di unire tutto quello che c'è tra un fotogramma e l'altro e dargli quell'effetto sfocato di velocità. Questa funzione la potremmo ottenere anche meglio con After Effects, però così è molto semplice con un click e l'effetto è molto molto buono. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, abbiamo visto entrambe le tecniche sia a livello di acquisizione che di post produzione, sia a livello foto che a livello video. Scegliete voi quale preferite, certo ognuna delle due ha dei pro e dei contro, però entrambe sono efficaci. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e magari iscrivetevi al canale perché usciranno tanti bei contenuti. Ciao! Basta, mi sono rotto.